Ecco, buonasera a tutti, siamo in diretta, io vedo sul mio schermo qualcosa di strano, è un disegno, il tratto della penna quasi quasi sembra molto conosciuto, potrebbe essere un lupo che ulula davanti a una vacca, davanti a un lupo sterilizzato, oppure potrebbe essere un disegno preistorico, c'è una luna o forse una fetta di provolone, non si sa. E questo è il bello di chi non sa disegnare, cioè che comunque disegnare significa qualsiasi cazzo di cosa. Buonasera a tutti! Buonasera Eccoci, buonasera, a tutti! buonasera, buonasera, ciao a tutti, ben buonasera. trovati, Ciao, abbiamo un agricoltore celeste in alto a sinistra, ma com'è configurato qui come vedo io? Vedono tutti oppure ognuno vede a modo suo? questa è una bella Secondo domanda me che vediamo dovrebbe tutti allo fare. stesso modo. Vediamo tutti allo stesso modo, quindi abbiamo in alto a sinistra l'agricoltore. Tu ce l'hai gli effetti, Tony? Sì, In ce li ho, alto a ce li ho. sinistra l'agricoltore celeste. Yuhu. In alto a destra, Francesca la signorina Rottermeier. Adesso, tutto uguale l'effetto, però Tony. Cioè, a Par condicio. Bravo. sinistra, in basso, il posto del male, Tony Mannaro. No, aspetta, perché anche qua. Qua. E poi in basso a destra, dove c'è il bagno, Zap. E Einstein, E lui controlla che tutto giri come deve girare in maniera disordinata. Allora, ragazzi, come stiamo? seduti. Stiamo bene, stiamo Bene. bene. È arrivato anche un cane dietro lì, Francesca. E Comunque, Pacù. introduciamo diciamo due parole su questa diretta. Questa oramai è diventata la classica diretta del martedì. Fra l'altro, il lupo e il contadino nelle puntate 012, prima stagione, andava in diretta il martedì alle 21:30. Era la nostra giornata settimanale della radio. Quindi ritorniamo all'origine praticamente con questo filone. Se volete partecipare, vediamo già qualche messaggio di Serenella, di Maria Chiara. Ciao ragazze, se volete partecipare in diretta, perché questa è una puntata, Damiano è tutto bianco e Babbo Natale, l'ho sempre sospettato anche io, e non l'ho mai saputo fino in fondo. Lui ha un camino strano perché c'ha una specie di porticina sopra il camino che non ho mai visto, non so cosa c'è in quella porticina, Serenella. Dopo Il magari bagno. glielo chiediamo. Il bagno. Dicevamo che stasera sarà una diretta speciale, come tutte le dirette, tra l'altro, perché abbiamo una serie di domande in testa a cui non riusciamo a dare nessuna risposta. Comunque, sono una serie di domande che hanno risposte che sono più che risposte, sono ipotesi che noi abbiamo fatto. Per cui queste domande hanno bisogno di te che stai ascoltando questa diretta. Sono domande aperte, quindi sono domande a cui ognuno può dare la propria risposta ed ogni risposta è quella che conta, come dice il grande Mike Bongiorno, forse no, però può andare, no? Come frase. Lo diceva, no, la prima risposta è quella che conta. Questa era la mia maestra, non Mike Bongiorno. Comunque, vabbè, i ricordi che si mischiano, è interessante come argomento. Ma ho anche qui, ragazzi, non so se la ricordate questa. Ma La qual è quella di Ritorno DeLorean. al futuro? Questo? La DeLorean. Grande, la Ah, prima Ritorno al futuro. risposta è quella che conta. Questo però per un vero esperto dovrebbe dire quale ritorno al futuro. Vediamo, aspetta che primo ti quiz, metti in piano. anche per chi è a casa, vi faccio vedere due o tre dettagli dopo il dettaglio decisivo che uno dovrebbe dire questo è il ritorno al futuro numero. Ah, questo è il 2, questo è il 2. Domanda, risposta sbagliata. È il 3. Cerchi rossi,
la macchina di Mandrake, di Mandrake. Comunque, stavamo dicendo, questa puntata speciale parleremo di, faremo questa serie di domande a voi, che a te che ci stai ascoltando. Ragazzi, volete aggiungere qualcosa o dire qualcosa o fare qualcosa? Camminando. No, continua pure che sta andando benissimo. Sta andando benissimo. Comunque, c'è poi dopo alla sinistra, in basso a sinistra, c'è Tony Mannaro, che oramai non è più, non sarà più Tony Mannaro, ma sarà Mano della famiglia Adams, perché oramai di faccia non si vede più, si vedono le mani. Vediamo le unghie, Tony. Me lo chiedi giusto oggi che non ho fatto la manicure. Sono pulite, sono pulite, però non se le mangia, Tony, dai, bravo. Tony, vedete le sue mani, perché Tony disegnerà, farà un dipinto, come si chiama? Un disegno. Tecnico è uno schizzo. Uno schizzo è già più interessante, però non... Salutiamo anche Riccardo, che ci dice, il nostro grande amico Riccardo Geminiani. Ciao Riccardo, ciao Rick. Ciao Riccardo. Mi dice che ci sta ascoltando dal letto e si sta collegando dalla camera in cui è con tutta la famiglia. Quindi salutiamo Riccardo e tutta la famiglia di Riccardo. Evviva, ce l'hai un effetto per la famiglia di Riccardo? Quello va benissimo. Questo di Natale va sempre bene. Damiano alla regia. A proposito di Riccardo, che ci sta ascoltando e guardando a letto, uh-huh, e ci dice anche ciao carissimi, adesso lo mettiamo in evidenza. Ci sarebbe una favoletta. Grande. Qualcuno tanti anni fa ha letto, questa, letto. Infatti, questa è una di quelle rubriche che sono nate per caso e dovrebbero invece continuare anche nel caso. Questa qui era una rubrica che penso che rimarrà agli annali della radio, perché la rubrica si chiamava Favoletta letta a letto, che già il titolo è tutto un programma. E questa era la prima ed unica puntata delle favolette lette a letto. Dalla rinuncia c'era un po', poi venne fuori anche la nonna ancora viva, e Cappuccetto Rosso andò a prendere degli aram pietroni con cui riempirono il ventre del lupo. Quando egli si svegliò, fece per correr via, ma le pietre erano così pesanti che subito cadde a terra e morì. E vissero quasi tutti felici e contenti. Cazzo! Favoletta letta a letto, in cui Damiano ha anche sostituito, Tony, ci hai fatto caso che Damiano ha anche sostituito la musica proprio per uscire fuori dal girone dei diritti, dal girone infernale dei diritti. Ha messo questa musica che ha i confini quasi con col porno, questa canzone finale. Sembra una musica soft porno. Anni 80, aggiungerei. Tony, ha il microfono chiuso, Non so se è perché ti sei autocensurato. Stavi dicendo? No, chiudevo il microfono durante il video perché non volevo rovinarlo. Però... Questo video che dovrebbe essere
Il scomparso. Ah, pensavo che stessi dicendo dovrebbe essere il più visto nel 2020 questo. Per fortuna che il 2020 manca ancora poco, per cui non avranno tempo. Tony, che disegnerai stasera? Questa sera disegnerò farò un disegno di acquerello puro, o più o meno. E quindi che mi è stato ispirato stamattina mentre andavo al lavoro, vedevo un cielo bellissimo, alle mie spalle aranciato e davanti nuvole rosa, per cui dietro consiglio ho detto, mi è stato consigliato, perché non lo disegni stasera? E quindi farai un cielo nuvole rosa aranciato. Esatto. Però posso dirti una cosa, Tony, non gli dai i titoli ai disegni, è importantissimo, cavolo. Cioè, il titolo. Il titolo al disegno, lo alla fine. Lo posso dare alla fine? Lo puoi dare alla fine, però lo devi dare. Ed è necessario avere che il disegno abbia un titolo. Va bene. Intanto Riccardo ci ricorda di favolette lette a letto. Sì, questa cosa delle favolette lette a letto sta ritornando. Chissà se avrà la spinta per ritornare in maniera definitiva, perché lui dice, vi ricordate le letture serali a letto nelle camere di Val del Garda? Sì, questo lo possiamo raccontare, questa cosa, è divertente. Quando all'inizio di Lupo il Contadino, Riccardo Geminiani, che oltre ad essere un grande amico, è anche il fondatore di Arte di Essere, organizzò un festival a Riva del Garda sulle fiabe. Si chiamava, Tony, correggimi, si chiamava il Festival della Fiaba? Perché era diverso. Era diverso, ce lo dirà Riccardo se era diverso. Sì, chiediamo comunque, direttamente a Riccardo. Il tema era la fiaba e Riccardo, in un momento di follia, invitò Lupo e Contadino a questo festival. Lupo e Contadino andò a questo festival. Però la cosa che fece, Filosofia delle Fiabe, giusto, il festival si chiamava Filosofia delle Fiabe. Riccardo invitò Lupo il Contadino che andò a questo festival e fece una cosa abbastanza folle che dopo non si è più ripetuta, peccato, lo dovremmo ripetere. Noi venimmo scritturati per andare la notte, da mezzanotte in poi, nelle camere delle persone che alloggiavano per il festival, per l'evento. Noi bussavamo alla porta, eravamo un manipolo di 4-5 uomini e donne molto ben attrezzati di gadget e raccontavamo e mettevamo in scena nella camera dei malcapitati o delle malcapitate la favola che capitava, che poteva essere, io mi ricordo solo un principe che usciva da dentro l'armadio con una spada di cartone, questo mi ricordo. Però questo è un racconto semi-immaginario del tempo passato, esatto, potrebbe anche essere del tempo futuro. Ecco, abbiamo ricordato anche questa cosa che è divertente, magari la rifaremo. Mentre Tony, cavolo, no, questo l'hai preso da sotto al banco, dai. Cioè, già fatto il cielo, è impossibile. Ho già fatto il cielo, sì. Bene, io direi che possiamo provare a iniziare questa puntata. Abbiamo aspettato, Damiano, il tempo tecnico è giusto? 5 minuti, 7 minuti sono passati, no? Giustissimo, perfetto, anche troppo. Allora partiamo. Se volete partecipare potete farlo commentando questo video nella nostra pagina Facebook, rispondendo sotto al video nella nostra pagina Facebook, e poi magari da lì, chissà, vi potreste anche forse ritrovare in diretta qui con noi, vediamo se tecnicamente è fattibile, realizzabile, c'è un margine di imprevedibilità in questa diretta che è altissimo. Comunque, dicevamo, noi abbiamo preparato... C'è un margine di inattendibilità dell'80%, questo sempre. Possiamo quantificarlo. Delle cazzate che diciamo, cioè delle cose che diciamo, credete solo al 20%, questo no. È. Comunque, noi abbiamo preparato ognuno una o due domande a testa da fare a te,
da fare a te, a voi che ci seguite, lupacchiotti e lupacchiotte. Sono domande che dicevamo all'inizio, di cui noi non abbiamo una risposta, e quindi le mettiamo qui nel mezzo, in questo mezzo strano, nell'aria, cerchiamo di alzare le antenne per cercare una buona risposta a queste domande. Io farei partire Damiano con la tua domanda, Damiano. Anticipo che almeno fra di noi nessuno sa le domande degli altri, più o meno, le domande non si sanno, Quindi Damiano, se ti va, potresti partire tu con la tua domanda. Sentiamo. Sì, volentieri. Guarda. Allora, io mi sono segnato, senti un po', in che misura, in che misura è necessario il consenso per fare le cose? In che misura è necessario il consenso per fare le cose? In effetti questa è una domanda che internamente è difficile rispondere, internamente qui fra noi quattro. Possiamo fare dei tentativi, però a me piacerebbe tantissimo che ci aiutassero i nostri amici lupacchiotti e lupacchiotte. Potete farlo sia in diretta, ma anche chi vedrà questo video dopo potrà inserirlo, perché queste risposte per noi sono preziose da mettere, da conservare. Maria Chiara dice: ma il proprio o l'altrui consenso? Misto, sì, perché una cosa non esclude l'altra. Comunque sì, la domanda è pertinente, dico quella di Maria Chiara, sicuramente. Lo metto in sovraimpressione. Mettila in sovraimpressione questa domanda. Allora, le prime cose che a me vengono in mente sono diverse, sono tante. In che misura è necessario il consenso per fare le cose? La risposta che mi verrebbe di getto è zero a me, però mi rendo conto che sto dicendo una mezza bugia. Perché in che misura è necessario il consenso per fare le cose? Tony, tu che dici? Secondo me è necessario al 100% darsi il consenso internamente. Darsi il consenso, quindi tu parli del consenso interno, ok, esatto. E lì siamo d'accordo. È un punto di partenza, potrebbe essere un punto di partenza. Tante volte siamo noi a non darcelo, E automaticamente non ce lo danno gli altri, perché i primi a non darcelo siamo noi. Qua rischiamo di attorcigliarci, ma Maria Maddalena, ciao Maria Maddalena Monti, scrive: nella misura in cui misuriamo noi dipende dalla nostra psicologia, quindi si avvicina un po' a quello che diceva adesso Tony. Però secondo me la versione esterna della domanda di Damiano è ancora più interessante, cioè, a parte il consenso interno che uno si può dare, però quanto incide il consenso che ti danno gli altri alle cose che fai? È una domanda interessante, perché se pensiamo a come si muovono gran parte dei personaggi, anche sui social, per esempio, dei personaggi pubblici intendo, la maggior parte lo utilizzano tantissimo, capire dove vuole andare il pubblico e lui puoi seguirlo. C'è la famosa storia delle avanguardie, no? Sono le avanguardie che vanno avanti o viceversa? E soprattutto l'avanguardia tira, esatto. Si spinge o si tira? Le avanguardie, che sono un termine oramai proprio passato in disuso, che non si usa più, e forse anche abbastanza brutto come termine oggi, però aveva un senso l'avanguardia, no? Sentirsi avanguardia. Oggi ci si può sentire ancora avanguardia? Allora, Damiano, la mia risposta a questa tua domanda sulla domanda è che è estremamente necessario oggi, soprattutto, essere delle avanguardie.
non mi viene in mente nessun altro sinonimo di avanguardia, comunque ci siamo capiti, non nel senso politico del termine, certo, del secolo scorso, però sicuramente sì, avanguardia, adesso non so filologicamente da dove arriva, ma è facile, credo, no? Uh-huh. Avanti, guardare avanti, credo, vedo sì. Pensieroso, ma sto pensando perché questa cosa del consenso è decisiva. E poi se pensi il meccanismo, come funzionano per esempio i social funzionano su quel meccanismo lì, cioè tu pubblichi qualcosa, la misura della qualità del, tra virgolette, qualità, perché, però diciamo, la misura della qualità di quello che tu pubblichi lo vedi in base ai like. È così, adesso ce lo vogliamo raccontare, no? Non mi interessa, però alla fine per chi fa un mestiere o comunque per chi tende ad avere una pagina e non un profilo privato, quindi a chi utilizza in maniera lavorativa o semi-lavorativa il mezzo, è un fattore che usa e su cui i social si giocano parecchio, su quella cosa lì. Quindi se tu dici io me ne fotto del consenso, che a me piacerebbe dire una cosa del genere, però girandoci attorno poi dopo vedo che nei fatti questo fottersene, se entri dentro alcuni meccanismi è difficile saltarlo, quel passaggio lì. Sì, in un certo senso, diciamo, a livello privato potrebbe anche diventare un prossimo concorso, quello pubblica qualcosa che abbia meno like possibile. Se ne ha più di 5, vuol dire che più di 5 sono troppo, vuol dire che piace già qualcuno, per cui guarda, mi è venuto in mente una cosa adesso mentre tu parlavi, per esempio ieri perché mi piace essere sinceri anche in queste cose che facciamo, no? Ieri parlavamo e parlavamo fra di noi e dicevamo, ma forse non è il caso mettere sempre dei post su Fuori dal Bosco, sul nostro bellissimo libro che è appena uscito, no? Comunque non è utile mettere tutti i giorni dei post su Fuori dal Bosco, forse può essere controproducente questa cosa qui, no? Io non ero molto d'accordo con Damiano, aveva questa posizione qui, molto pensata. Io non ero molto d'accordo su questa cosa qui, non sono ancora molto d'accordo, però mi ha spostato una cosa interiore, cioè ho detto, ma in effetti tanti posti che uno mette per quando pubblicizza qualcosa, no? Li mette con quell'intenzione di voler arrivare, no? Con quell'intenzione di voler essere efficace. E quando ci metti quell'intenzione lì, un po' lo sgonfi. Invece dovresti metterci, quello che quel click che è nato dopo la discussione di ieri, dovresti metterci il piacere di condividere una cosa, e fì, e basta. Poi dopo, non l'effetto che ci vuoi ottenere, no? Non so se mi sono spiegato quello che volevo dire. All'80%. Va bene, già. Che è tanto. No, io ho capito, però non so se i nostri cari ascoltatori hanno capito bene. Comunque è una per riassumere con una frase, è tutta una questione di intenzione. Se l'intenzione la metti all'efficacia, all'esclusiva, alla produttività, stai facendo forse il gioco del consenso. Invece l'intenzione dovrebbe essere al piacere, non all'efficacia. Quindi praticamente potremmo dire che esiste un'efficacia oltre la PNL. E per programmazione neurolinguistica intendo proprio il massimo del consenso che puoi ottenere. Poi magari ti va male, non è che funziona sì. In quel senso. Io farei un passettino avanti perché Maria Chiara ha scritto una cosa, secondo me, molto bella, che adesso leggi tu. Nella misura in cui l'azione da intraprendere impatta sugli altri, il loro consenso dovrebbe essere imprescindibile. C'è da vedere però su che basi quel consenso viene espresso. È chiaro. Bello, molto bello, molto acuto. Sì, è chiaro.
Però è evidente che se tu, parlando di cose che sa che conosciamo, che, di cui abbiamo esperienza, se tu, per esempio, Maria Chiara, crei una realtà, facciamo l'esempio, visto che ci siamo dentro, dei social, crei una pagina sul social, e quindi crei un pubblico che segue quella pagina, un pezzettino l'hai già superato, no? di quello scoglio. Rimane il fatto di dire quanto poi io mi faccio controllare da quella cosa lì, però vabbè, adesso allora aspetta, ti faccio una domanda io, Antonello. Uh-huh. Dato che ti sei firmato Zap, sì, a Frank Zap, secondo te? E infatti era una delle cose che volevo dire all'inizio, cioè se si prendono gli artisti enormi, che può essere Frank Zappa, ma ce ne possono essere tanti, ne possiamo prendere tanti di esempi, e si guarda quello che loro hanno fatto, hanno creato, se loro avessero i risultati più grandi che hanno avuto, se loro avessero puntato al consenso, magari non però mentre parlo penso, e quindi Frank Zappa se ne è sempre strafregato del consenso e ha fatto delle cose eccezionali. Però per esempio un altro esempio di un artista grandissimo che io stimo tanto, Battiato, no? Battiato fino a un certo punto della sua produzione ha fatto cose difficilissime, faceva dei concerti assurdi, dei dischi che ancora adesso ascoltarli sono di super mega nicchia, quei dischi lì, no? Poi a un certo punto lui ha detto: io adesso voglio fare un disco che arrivi al pubblico, che diventi pop, e fa la voce del padrone, arriva in testa alle classifiche, sfonda, quindi ci ha messo quell'intenzione lì. Però prima c'era tutto il pregresso, che non è da sottovalutare. Cioè prima strafregato per 20 anni del pubblico, ha fatto la sua sperimentazione, poi ha detto: io so come funzionano queste cose, domani faccio un disco che voglio che abbia successo, lo fa, e fa una bomba. Ci sono dei messaggi molto belli, anche Maria Maddalena pone un ulteriore passo oltre a quello di Maria Chiara prima. Un accordo è sempre una relazione fra le parti. Avere bisogno del consenso è una necessità quando il non averlo esclude la possibilità di condividere i propri contenuti. Diciamo che se vuoi creare una sinfonia, gli accordi servono, però si può creare anche con una sola nota. Aggiunge qualcosa, però vedi che giriamo sempre, è come se stiamo un po' girando attorno, tutti, noi e anche voi. Sara, dipende da quanto siamo in grado di gestire le conseguenze. Dire totalmente sì a noi con il rischio di fare pulito intorno, a chi vado contro, quanto vale per me ciò che voglio fare. Ok, questo è un altro punto che va verso più il consenso interiore, che però è una cosa importante. Cioè io, per esempio, ho la mia piccolissima esperienza anche attraverso una serie di corsi che abbiamo fatto insieme, no? C'è questo aspetto qui che il consenso interiore va comunque costruito. Io penso che non vadano fatte delle forzature rispetto alla propria interiorità da questo punto di vista. Penso che va prima costruito quel consenso interno, quindi bisogna darsi il tempo per alcune cose. Non vada forzato quel consenso lì, mentre quello esterno può essere forzato in maniera molto più audace, quello interno va più messo in Parlamento, parliamone, vediamo, superiamo. È anche metabolizzato, sì. Adesso io la metto in evidenza la domanda di Stefano, ma entriamo insomma in una zona molto molto scivolosa. Cazzo, Stefano tira sempre degli schiaffoni incredibili. No? Cioè, la prossima volta mi aspetto la domanda da Stefano, ma
qual è il suono di una mano che quella cosa zen, no? Qual è il suono della mano, di una mano sola? Dell'applauso, sì. Sì. Ma amare è consenso. Damiano, rispondi tu, io qui non so. Di getto direi di no. Di getto direi di no. Poi adesso facciamo, se ha voglia anche Tony, lui è innamorato, magari ci può illuminare meglio. Tony, amare è consenso? Come? Amare è consenso? O far finta di non sentire che sta disegnando? No, volevo capire bene la domanda. Amare è consenso? Amare è consenso, sì. È verbo. Amare è verbo, consenso, punto interrogativo. No. Argomento un po' più, almeno altre 5 parole, dille. Perché dovrebbe essere consenso l'amare? Ragioniamoci insieme. Stefano. Lo stiamo facendo da un quarto d'ora, sì. Cioè, diciamo che dovrebbe essere l'anarchia più assoluta, sincera, spontanea, ma in ogni caso deve essere qualcosa di anarchico, anche di febbrile, se vuoi, ma comunque di anarchico. Sì, e per fortuna Stefano fa una risata, quindi va bene, ridiamo anche noi con lui. Insomma, questa domanda qui ha smosso delle cose, devo dire, eh. Dentro di me sento che si muove. Francesca, vuoi entrare? Vuoi dire anche tu un po'? Su cosa? Amare è consenso o se è il consenso necessario per fare le cose? Con quello che vuoi, vediamo, aggiungi qualcosa. A me la domanda di Stefano è piaciuta molto, molto molto proprio. Amare è consenso mi viene da dire no, assolutamente no, credo di no. Io non l'ho mai chiesto e forse non l'hanno neanche chiesto a me il consenso, accade, però mi fermo, cioè chi lo sa, proprio non ne ho idea. Angela, qua andiamo sui con spinti proprio, eh. Angela Marinoni, che salutiamo, scrive: amare se stessi è consenso interiore. Non lo so, questa mi sembra, non lo so. Amare se stessi è consenso interiore. Cioè, la domanda che potrei fare ad Angela è dire: ma in quanti siamo? Ecco, anzi, glielo chiedo proprio, guarda, Angela, in quanti siamo? ma per fortuna. Come vi sentite rispetto a questa domanda? Sentite di aver fatto qualche passo, lo dico a tutti, a noi, a chi ci sta, a tutti e quelli che ci stanno seguendo in chat. Sentite dentro che qualche passo è stato fatto rispetto a questa cosa? No, cioè domani avrete il coraggio di fare qualcosa? Perché poi dopo, alla fine, questo è il punto. Cioè, la tua domanda è retorica, Damiano. Perché la tua domanda dice: tu domani hai il coraggio di fare una cosa fregandoti di tutto quello che c'hai attorno? Vuol dire gli amici, la famiglia, chi ti segue, se sei un personaggio pubblico, ce l'hai sto coraggio qui di farlo? Questo è alla fine, no? Personalmente sono sempre un po' combattuto perché poi non è facile essere dei guerrieri solitari sempre, ma infatti secondo me quel pezzo lì bisogna prima conquistarselo interiormente, cioè va bene, ci devono essere delle zone, io penso che ci devono essere delle zone di mancanza di consenso nella propria vita, cioè facendo alcune cose di cui gli altri magari non solo non lo condividi, ma non lo sapranno mai, cioè fa fare delle cose tipo, c'era quella storia di Pirandello che su queste cose qui ha scritto delle pagine bellissime, secondo me, c'era quella storia di, non mi ricordo bene, di quello che
quel professionista serissimo che si metteva, si chiudeva poi in camera e camminava a quattro zampe, per esempio, per mezz'ora, no? Faceva queste cose qui. È un esercizio molto bello. Ed è un esercizio che ci aveva, non so se vi ricordate, ma avevamo anche ascoltato in un corso che abbiamo seguito un po' di tempo fa, cioè domani riuscite a uscire di casa e fare il giro del quartiere a quattro zampe? Se fate sta cosa qui, superate con la domanda di Damiano proprio in così. Domani esce con la mascherina, poi se esce con la mascherina a quattro zampe ti fai il giro del quartiere, non male. Valentina scrive: il consenso, aspetta Stefano, eppure quando amiamo non diciamo sempre sì a qualcosa di invisibile. Qua. Eh sì, io qua non rispondo. Valentina poi dice: il consenso esiste come conseguenza del giudizio. E quindi te ne freghi Valentina oppure l'ascolti? Questo è il punto. Cercare di compiacere Maria senza avere una propria aderenza o accordo interiore è una farsa. Il permesso interiore o consenso è un passo imprescindibile. Se qualcosa funziona per noi, allora forse si propaga in esterno e può generare consenso, ma anche dissenso. E qua è una bella sintesi questa qua. Io condivido. Anch'io condivido in pieno, e passerei anche alla prossima domanda, perché sennò facciamo giorno. Però, sì, però interessa che sia stato fatto un passo, almeno dentro, dico, sì, secondo me qualche passo è stato fatto. Chiuderei proprio con la domanda che hai fatto tu, Antonello, cioè domani hai il coraggio di fare una cosa fottendotene di tutto e di tutti? Basta anche nel privato, eh? Non c'è bisogno domani di fare una cosa pubblica, andare in piazza e gridare. No, basta nel privato. Si possono fare tantissime cose nell'intimo, direi, più che nel privato, senza andare. Vabbè, diciamo sta. Andare fuoco al comune, certo, sì, se non c'è bisogno. No, giusto per fare cose. Francesca. Sì, aggiungo una cosa, posso? Dai. Anche 10. Che poi forse non è anche difficile fare una cosa senza il consenso, ma quanto non riuscire, cercare di non giustificarsi, perché poi si entra nel meccanismo della giustificazione. Quindi magari fare uno riesce, ma non giustificarsi è più difficile, penso. Non giustificarsi, non sentirsi in colpa. Non giustificarsi, non sentirsi in colpa, non dare un'immagine di sé troppo forte, anche se si ha il coraggio poi di fare un atto che è un po' fuori dalle righe. In effetti però le cose più belle che adesso pensando, uno, le cose più belle che si fanno sono quelle che tu fai a prescindere dal consenso, cioè nel senso le cose più belle che uno fa proprio secondo me vanno a un livello superiore fra consenso e dissenso. Le fai e va, perché senti proprio un bisogno, una spinta a farla quella cosa lì, quindi non stai neanche a pensare al consenso, al dissenso, quelle lì sono le cose più belle, che fai e sai che chi ti vorrà, chi ti vuole bene, te ne vorrà comunque, non ti poni proprio il problema, ecco. Comunque, Francesca, dicevamo, in questa qui sapete che è una formula, questa che stiamo facendo, di strana trasmissione improvvisata, non al 20%, ma al 90%, va bene. È una, Tony, non so se ti ricordi, è una idea che è girata sempre un po' in Lupo e Contadino e che dovremmo forse riprendere, che è quella della conversazione. La prossima volta magari... Ma guarda, ci stavo pensando proprio prima, perché in passato, almeno una volta al mese, facevamo una puntata di questo genere. La conversazione, e ti ricordi com'era, no? Però. Sì, mi ricordo che la formula più o meno era questa qui. L'importante è la prossima volta lo faremo e lo proporremo a tutti, che per fare una conversazione degna ci vuole il vino, quindi bisogna prendersi il vino, ognuno deve avere il suo bicchiere di vino e poi si va. La prossima volta, anche stasera, vediamo se è fattibile, qui mi mettono le mani di Damiano,
potremmo anche stasera, se qualcuno ha voglia di entrare in video qui in mezzo, noi volentieri, se qualcuno vuole partecipare ad alcuni pezzi di conversazione qui in video, noi lo volentieri, o no? Si può fare, Damiano? Siamo molto accoglienti, certo. Tecnicamente si può fare, no? Tecnicamente si può fare, se ci mandano magari un messaggio privato alla pagina Lupo Contadino, poi possiamo rispondere con il link per farli entrare. Benissimo. Quindi se qualcuno sente proprio la voglia, il bisogno di entrare qui in video, ecco, vi aspettiamo. Se volete scrivere, scrivete, fate come volete, no? non c'è problema. Quindi Francesca, dicevamo, la tua domanda segreta qual è? La mia domanda è sulle domande. Quindi, esattamente, quando accadono le domande? La tua domanda è quando accadono le domande. E qui andiamo sempre, stasera proprio spinti sullo zen proprio. Quando accadono le domande? Maria scrive, se un passo è stato fatto, un passo di danza. Riferito a prima. Intanto noi lo giriamo. Quando accadono le domande? Damiano, secondo te? No, io adesso sto lavorando diversamente. Ah, lui lavora tecnicamente. Quindi, Tony, quando accadono le domande? Secondo me a questa domanda dovresti rispondere proprio tu. Dovrei rispondere io. Questa è una bella... Ci può mettere un Tony Mannaro paraculo? Si può aggiungere una cosa lì sotto? Sì, si può aggiungere. Si può aggiungere, Daniele, se lo puoi aggiungere tu, per favore. Sì, comunque, le domande accadono quando... Le domande sono come un prurito. Per cui, quando è che ti viene il prurito? Bello. Secondo te le domande sono quando viene il prurito. Maria Maddalena scrive, quando non abbiamo le risposte. Quando non abbiamo... Sara invece, quando non ci basta la risposta che abbiamo. Guarda, quello che penso io, Francesca, è che questa delle domande è uno dei punti nevralgici, come diceva Giovanotti, del Nuovo Mondo. Grazie alla regia, intanto, per aver sistemato la grafica. Comunque, è uno dei punti nevralgici perché secondo me non è tanto il fatto che ci mancano le risposte, ma ci mancano proprio le domande giuste. Di risposte ne abbiamo mille, è che ci mancano proprio le domande. Io l'altra volta ho provato a fare fra l'altro anche dentro al libro ci sono una serie di spunti, di ipotesi su come trovare le domande. Io l'altra volta ho provato a fare un po'... una sintesi di questo. Secondo me le domande andrebbero cercate sempre su qualsiasi cosa una persona sta cercando, la domanda è comunque sempre una chiave per cercare. Trovare le domande è il punto principale per poter fare qualsiasi tipo di ricerca, trovare le domande giuste, quindi non tanto le risposte, ma trovare le domande. Quello che io mi sono... La sintesi migliore che ho trovato per cercare le domande giuste è mettere in collegamento dei punti più lontani possibili fra di loro. Sembra, non so se riesco a spiegarlo meglio, però il meccanismo è proprio questo qui. Cioè, di solito quando uno ha un problema e quindi cerca una risposta a un problema, quello che fa è andare ad approfondire l'argomento che sta del suo problema. Invece, secondo me, la cosa più utile di tutti è andare ad approfondire qualcosa di molto lontano dal problema. Hai un problema sanitario, studia
leggiti i grandi classici, leggiti il Conte di Montecristo. Se io fossi uno scienziato, farei una cosa del genere, riuscirei a trovare una soluzione, farei qualcosa di lontanissimo. Anche qui credo di non dire niente di particolarmente nuovo, però mi sembra importante come aspetto questo di cercare le domande il più lontano possibile, nelle galassie, nelle stelle. Quanto più riesci a fare il collegamento lontano, tanto più hai delle buone domande, secondo me. Questa è la mia sintesi. A proposito, adesso io non ricordo la situazione esatta, ma ricordo questo tipo di risposta. Uno era le partite di tennis, uh-huh, e l'altro era il batticarne. Esatto. Non so se questo è giusto. Queste qui sono per esempio due ottimi elementi. Se uno dovesse fare, adesso facciamo questo gioco, accadono quando sorge il desiderio di conoscenza, quando si è curiosi. Facciamo questo gioco, abbiamo un campo di tennis e un batticarne, quindi è una classica situazione in cui tutti ci si ritrovano prima o poi nella vita a trovarsi davanti a un campo di tennis e un batticarne. Ecco, come si fa a trovare una domanda avendo da una parte un campo da tennis, dall'altra il batticarne? Francesca? Cosa hai detto? Mi sono persa anch'io. Allora, tu hai un campo da tennis, sì, da una parte, e hai un batticarne dall'altra parte. Fine. Quindi? Che domanda vuoi? No, questa è una cosa, questo è un trucco, dai, sveliamo questo trucco. Damiano, non possiamo svelare questo trucco? Ma sei un po' stronzo, perché a fare queste cose a Francesca, sai che gli si sposta il pallottiere. Non è un problema. Bravo. No, la mia teoria, poi quella più segreta di tutte, che oramai siamo qui fra amici, quindi va detta, secondo me per trovare le domande il primo elemento che serve è il batticarne. Se voi avete un batticarne a casa, spero di sì. Come hanno battuto la terra del campo? Vedi? Angela, mettendo insieme il campo da tennis con il batticarne, ha creato una storia molto scientifica. Come hanno battuto la terra del campo con il batticarne? Poi la storia potrebbe invece diventare anche horror, perché in effetti il batticarne nel campo di tennis, vedi che già potrebbe essere. Tony, fai una canzone un po' suspense horror. Uno dei due giocatori ha un batticarne nella tasca, oltre alle palline. Sono loro due da soli a periodo di Covid, in giro non c'è nessuno. E cosa ci farà uno dei due con il batticarne? E qui potrebbe nascere, mentre giocano a tennis. Maria, quando si gioca si ha meno fame? Quando si gioca si ha meno fame? Stiamo andando proprio sul nonsense spinto, non è male come cosa. Mi sta piacendo abbastanza. Maddalena, la risposta è sì, quando si gioca la fame è l'ultimo dei problemi. Però giocare a tennis usando un batticarne sarebbe un'esperienza da fare, che a proposito del consenso, questo qui per me non, se la fai stai sicuro, intanto non l'ha mai fatto nessuno. Ecco, se domani vai a fare una partita di tennis, Maria Maddalena, domani vai a fare una partita di tennis, ti porti il batticarne, le usi contemporaneamente la racchetta, il campo da tennis e il batticarne, stai sicura, te lo posso garantire, io proprio sono certo di questa cosa qui, sarai la prima e forse unica persona a fare questa cosa, potrai metterlo nel Guinness tuo, nel Guinness. Direi per rispondere a Sara che la pallina a questo punto è l'ultimo dei problemi. Giusto? Ecco. La pallina si schiaccia con il batticarne. Non c'è il cane nel campo, dice Stefano, che tu potresti fare un'esegesi di questa risposta di Stefano.
lui ha capito giusto, ha capito il batticane. Ah, il batticane, il batticane. E qua si riapre tutto un discorso e fra 30 secondi passiamo alla prossima domanda, sì. Spero. Comunque il batticarne, se ci fate caso, ha la forma di un'antenna. Adesso non potrei svelare altre cose sul batticarne, però il batticarne è un'antenna molto, è fatto di metallo molto pesante, un buon batticarne, quelli seri, di cui se non avete domani andate a comprare, anche se non mangiate la carne, non è questione alimentare, è questione proprio di altro tipo. È come un'antenna, ha un metallo molto pesante, è un'antenna che... Anche che? La domanda di Francesca ha lavorato da antenna, in effetti, sì. Maria Chiara dice che la domanda di Francesca ha lavorato da antenna. Diciamo che la domanda di Francesca, che è partita molto seria, poi ha preso una deriva non senso. Francesca, chiediti anche il perché, poi, tu che sei la signorina Rottermeier, che ha preso questa deviazione non senso, la conversazione, perché tu sai che la conversazione prende l'energia di chi, così, di chi la mette, quindi... La responsabilità di questa deriva è tua. Tutta mia, va bene. E quindi è un'ottima cosa. Per chiudere il discorso del batticarne e delle domande, Maria Maddalena scrive: se usiamo un batticarne su una pallina da tennis ricevuta a 50 km orari, l'attrito sarà in grado di restituire la pallina all'altro lato del campo? Ecco, vedi quante domande interessanti. A proposito, siamo già in zona un po' ingegneristica. Sì, questo lo potremmo chiedere a Tony. Tony sicuro ha una risposta. Dobbiamo fare dei calcoli qui. Tony, potresti dare una risposta a questo? Dobbiamo calcolare la quantità di moto della pallina stessa. Mancano dei dati. Mancano dei dati. E questa la massa e la velocità. Questa è la classica risposta da ingegnere. Mancano dei dati. Sì, ma lo ricordo questa cosa qui. Francesca, sei soddisfatta? Puoi dire anche di no, Sì che sono soddisfatta, sì. Cioè, qual è la tua sintesi della tua domanda? Magari vuoi la mia risposta. Mettendo insieme tutte queste cose. E nella tua risposta ci deve essere la parola batticarne, però. Non vale. Ti sto odiando profondamente. Allora, io intanto il batticarne lo uso con la pellicola del forno, perché sennò la carne va in mezzo a tutte quelle cose, quindi sai che sono un po' schizzinosa, quindi io vado da quella parte, insomma, quindi... E soprattutto mi chiederei perché faccio questa cosa qua maniacale, quindi la domanda sul batticarne a me viene da porla così. Poi, se vuoi lo potremmo chiedere anche ai nostri amici ascoltatori perché tu fai così. Tutte quelle zigrinature, ci si infila tutta quella rubina, no. Passiamo alla prossima domanda, perché se no entriamo nel campo delle patologie e lascerei stare. Tra l'altro abbiamo anche Giorgio Nardone in diretta, ho visto poco fa. Ciao Giorgio, grande, mitico Giorgio Nardone, che troviamo nel capitolo, che capitolo è? Cavolo, non mi ricordo il capitolo. Eccolo, troviamo nel capitolo 13 di Fuori dal Bosco. Guardatelo qui, quanto è bello. Tra l'altro, questa è la versione, ecco, non l'abbiamo detto, ma è arrivata la versione vera. Guardate quanto è bello. Giusto per fare un po' di pubblicità così. Il disegno di... Posso farlo vedere il disegno di Giorgio Nardone? Tonio, ti arrabbi? Dai, sì, direi che è a tema per farlo vedere. Allora, facciamo vedere solo il disegno di Giorgio Nardone che introduce la domanda di Tony, anzi. Fai, Tony, tieni pronta la tua domanda. Se lo ritrovo, Giorgio Nardone. Intanto che trovo Giorgio, ecco qua. Guardate il disegno che c'è nel capitolo di Giorgio Nardone. Che bello, Il lupo, la tigre, il bambino. Wow. Bene, Tony, la tua? La mia domanda è un po' doppia, comunque. È un po' doppia e spessa, nel senso che è di spessore. Sì, è pesante, forse, non lo so. Perché le prime due erano leggere?
La mia domanda è, in tutta sincerità, quanto tempo della tua giornata dedichi a qualcosa che ti piace fare? Vedi, siamo... Ok, in tutta sincerità? Sì. Quindi è una domanda molto... alla fine è una domanda tecnica, perché uno deve dare una risposta sincera a questa domanda tecnica. Francesca, tu? Sono in costante. Dei giorni... Benissimo. E altri giorni per niente. Sono in costante, quindi... Benissimo, essere in costante è un'ottima cosa per fare le cose che piacciono. Da 0 a 1000 dipende dal giorno. Da 0 a 1000, no, perché guarda che c'è questa cosa qui, ne parlavamo oggi un po', potrebbe centrare una mia domanda, ma non la faremo centrare. Questa cosa qui della costanza, no? Delle cose che piacciono. Maria Maddalena quasi tutto il giorno è molto bene. Cioè, quando uno fa una cosa che... Allora, Tony, tu che intendi per cose che piacciono, per esempio? Spiegati meglio. Cose che ti piacciono sono le cose che ti fanno stare bene. Cose che ti fanno stare bene. Secondo te le cose che ti fanno stare bene a un certo punto possono finire o possono cambiano oppure una, tu pensi a una cosa fissa? Dico, io no, esempio... possono cambiare, sì, possono cambiare. Ma quanto tempo? Non siamo sempre uguali da quando siamo nati a quando moriremo. Allora, Maria Maddalena dice quasi tutto il giorno. Sentiamo un po' di risposte dal pubblico e poi... Poi proviamo a rispondere noi. Intanto, Maria Maddalena, perché quasi? È perché c'è il tempo del batticarne che magari... Al tennis. Il tennis. Francesca, quindi tu non sei tanto soddisfatta di questa risposta? No. Vorresti dedicarne di più? Beh, tutti penso. Ma per una questione di bisogno, per una questione di. Oppure proprio una questione di pigrizia, secondo te qual è il centro? Perché non gli dedichi abbastanza tempo? Perché non ne hai tempo? Perché ti prende la pigrizia? Perché ti occupi a volte per pigrizia. È inutile dire non ho tempo. Forse non ho tempo per fare una cosa bella che uno riesce a trovare, riesce a ritagliarsi sempre il tempo. A volte è solo pigrizia. Ecco, vedete, Maria che ha risposto giustamente dice anche se a volte non ho voglia, ma poi lo trasformo. Io sono totalmente d'accordo con lei. Infatti la mia risposta è sempre, assolutamente sempre. Perché se no non lo faresti, no? Comunque. Cioè può darsi che mi piace venga prima di noi. Questa domanda di Tony forse si avvicina anche un po' a quella di Damiano alla fine, cioè arriva lì. Perché il punto è tu, secondo me, ti dai il permesso di fare delle cose che ti piacciono davvero. Cioè, è quel permesso lì, vuoi che sia condiviso quel permesso lì o è tutto tuo? Perché anche quello è uno dei punti centrali. Cioè, io per esempio, alcune volte faccio delle cose che mi piacciono, però non lo sa nessuno. Faccio finta che faccio altro, però poi faccio le cose che mi piacciono. In che santa sei quando... No, spesso sono anche in luoghi pubblici. Ok. E soprattutto qual è la cosa che ti piace più fare, Tony? Non è importante. No, è importante. Perché se ti piace...
perché se ti piace andare a fare la spesa, è chiaro, cioè puoi stare tutto il giorno in centro commerciale, sì, lo puoi fare, però è importante. Ma no, no, non è importante, perché l'importante è che tu stai bene. Importante che tu stai bene, non lo so. Non so, è una domanda che una domanda che crea un baratro. Lo scopo della serata è proprio questo, però, eh? Cioè, se finiamo con un bel non lo so, va benissimo. Eh? Ad esempio, Stefano dice io zero. Che comunque Stefano... lo zero è un bel un cerchio, è bello, è l'infinito. Stefano, dici qualcosa di più. Comunque, anche dalle risposte che sto leggendo qui nella chat, in effetti è una domanda un po' baratro, cioè, o uno dà una risposta un po' scema, non che ci siano risposte sceme qui, no? Però, oppure andare un po' più in là, una domanda del genere è abbastanza difficile. Perché secondo me alla fine è sempre una questione di armonia, cioè, se tu ti metti, per esempio, Tony, ti metti tutto il giorno a disegnare, per fare un esempio di una cosa che piace fare a Tony, no? Ti metti tutto il giorno a disegnare, tutti i giorni a disegnare, e quindi stai facendo tutto il giorno una cosa che ti piace. No, però, sì, no. Quello lì, quella cosa lì può bastare. Sarebbe in grado di mettere a posto tante cose oppure no? No, assolutamente no, perché comunque la giornata deve essere varia, deve essere fatta di tanti momenti. A volte però nella mia domanda c'era una sorta di mezza risposta, a volte non ci concediamo del tempo per fare le cose che ci piacciono, ecco, e che ci fanno stare bene. A volte ci sono delle giornate che tu arrivi a fine giornata che nel bollettino delle cose che ti hanno fatto stare bene non c'è nulla, no? E questo è un peccato, eh? E questo è un peccato, perché quella è una giornata da un lato sprecata e dall'altro nociva. E dall'altra parte fare, tu facevi l'esempio del disegno, fare 10 ore di disegno diventa poi alienante, non è detto che sia qualcosa di produttivo. Sì, ma perché, guarda, secondo me nella tua domanda c'è il piacere, no? C'è il piacere. Esatto, c'è il piacere, c'è il benessere, sì. C'è il piacere. C'è il piacere. Il piacere è una bella chiave. Il piacere è una bella chiave. Però il piacere è una di quelle cose che non puoi, secondo me, è forse la cosa per eccellenza, proprio il piacere, che non puoi inscatolare. E quindi nel momento in cui tu inizi a dire io tutti i giorni faccio questa cosa qui, per esempio, tutti i giorni faccio l'amore, perché è una cosa che mi dà piacere. Dopo il quarto giorno dici, cazzo, adesso che ora è le 8:30, devo andare, cioè, non lo puoi mettere dentro la scatola, appena la metti dentro la scatola sei fottuto. E quindi c'è questa bellissima cosa, il piacere, che c'hanno tutte le cose belle. Prima accennavamo a questa cosa che oggi parlavamo, chiacchieravamo un attimo su Damiano, su questa cosa qui, che stanno nascendo, anche noi li abbiamo seguiti, c'è quest'idea di base per cui quello che ci manca, singolarmente a livello collettivo, come governo, per esempio, è sempre una organizzazione, no? Uno dei difetti che si tirano fuori quando ci sono dei problemi è c'è della disorganizzazione di fondo che non fa andare avanti le cose bene, no? Quando si è disorganizzati le cose non vanno avanti bene. Secondo me è proprio il contrario, cioè noi siamo sia individualmente che a livello collettivo siamo super mega organizzati, per questo le cose non vanno, e ci vorrebbe proprio
sbaragliare le carte individualmente in maniera collettiva, cioè ci vuole tanti maestri del disordine, tante sbaragliare le carte, tante fare le cose, non a caso, ma seguire quel senso proprio del piacere che ti può dire oggi non mi va di fare sta cosa, domani mi va di fare quest'altra, cioè non ti puoi mettere lì nella, secondo me, non puoi metterti nella checklist giornaliera, adesso questi sono i 5 minuti che dedico al piacere, perché sei fottuto, ti sei messo nella scatola. Adesso forse ho esagerato, però ho spinto un po' troppo l'acceleratore, però spero che sia... Ma lo stanno facendo spingere l'acceleratore anche gli ascoltatori che stanno... Maria Maddalena. Molto belli anche i messaggi lunghi che arrivano. Uh-huh. A noi piacciono i messaggi lunghi. Sì, vediamo, Maria Chiara scrive qui... Forse si torna un po' anche alla domanda sul consenso di Damiano e la nuova domanda diventa: quanto vuoi davvero fare quello che fai? Sì, si torna lì, in effetti, si torna a quello che aveva chiesto Damiano. È bello fare cose che ci piacciono, dice Stefano, ma altra cosa è sentirsi vivi, e questo non viene necessariamente dal fare cose che ci piacciono. Bella, bellissima questa cosa qui di Stefano. Sono molto d'accordo con Stefano. Bellissima questa cosa di Stefano. Sì. Sì. Che non c'è bisogno di commentare. Maria Maddalena, non mi piace il dolore, mi piace il piacere, la gioia, l'amore, il canto, il respiro. Quando il dolore si presenta come un lutto o altro, lo accogliamo e lo trasformiamo. Il dolore non dà piacere e non dipende solo dalla nostra disposizione interiore. A meno che non si è masochisti, però possiamo afferrare tutto e portarlo nella direzione che più ci è congeniale, nel mio caso la gioia. Quindi Maria Maddalena, sposta la tua domanda, Tony, dal piacere alla gioia, che già allarga un po', forse. Allarga sì, un po'. Me la sto leggendo. Perché in effetti il piacere crea... Il piacere in effetti crea quella l'idea del piacere che crea la scarica, no? E invece forse andrebbe trovata una parola più larga per poterci pensare su, che potrebbe essere gioia. Damiano, mi fai rileggere la risposta di Stefano, che me la son persa? Sì, è comunque nella chat, ma te la metto in sovraimpressione. Io non la vedo. Va bene, volentieri. Ecco, in silenzio, stiamo leggendo tutte le risposte. Non siamo in radio qui. Si può fare, perché ci sono le... Non troppo. Dice: sto accendendo del palo santo intanto che Tony legge, mi piace molto. Leggiamo anche quella di Maria Medici. Maria Medici: le cose che mi piacciono ogni tanto accadono e mi sorprendono fra un dovere e l'altro. Non è semplice per me sentire con certezza cosa mi piace veramente. Cavolo, che bella questa cosa che ha scritto anche Maria. E infatti io volevo aggiungere una cosa, poi magari o passiamo ad altro oppure ci salutiamo, perché è già un'ora e quasi 10 minuti che siamo qua e volevamo fare una cosa di un quarto d'ora, ricordiamocelo. Mm-hmm. Un buon esercizio potrebbe essere proprio quello di ogni volta che facciamo qualcosa, mi piace o non mi piace? È quello che fanno i bambini piccoli sempre, no? Sì. È un buon esercizio, secondo io dipende da che tipo di approccio hai però a questa domanda, perché se tendi ad avere l'approccio mentale, come tanti di noi, rischi di ingarbugliarti, cioè secondo me quel mi piace o non mi piace lo devi riuscire a sentire nel corpo, ci sono delle zone precise che ti dicono se ti piace o non ti piace, cioè un senso proprio, attivare quel senso lì forse io più che il piacere lo estenderei come parola, non so se usare felicità, se usare gioia, cioè attivare quel senso lì che c'è, comunque c'è quando
pensi a qualcosa, quando fai qualcosa. Ma guarda, anche quando hai un'erezione è una gioia, voglio dire, si festeggia comunque, non è, uno è contento, no? Sì, ad però esempio. Spesso non capita per caso quella cosa lì, E chi lo sa, chi lo sa. Ah, chi lo sa, certo. Basta poco. Angela scrive: c'è un delicato equilibrio tra piacere e fatica per raggiungere ciò che desideriamo. C'è un delicato equilibrio tra piacere e fatica per raggiungere ciò che desideriamo. Sì, quindi è l'equilibrio, l'armonia. Sì, però è un approccio, no, scusami, è giusto, però è un approccio un po', diciamo, patriarcale, nel senso che uno c'ha l'obiettivo e per arrivare là faccio fatica, poi quando ci arrivo, ah, finalmente ci sono arrivato. Il piacere può anche essere un po' come la gioia, diciamo un epifenomeno forse, non necessariamente voluto dal punto di vista, diciamo, razionale, occidentale. Uh-huh. Cosa dici? Ma abbiamo Ivan che è arrivato. Ciao Ivan, ben arrivato. Forse c'era, ha scritto solo adesso, chissà. Comunque, scrive: secondo me pietà e passione è essenza. Anche questo è un mezzo koan. Sì, molto bello. Grazie Ivan, molto bello. Essere pieni, pienamente dentro. Ecco, anche questa è una bella definizione, la pienezza. È passato un'ora e dieci. Non lo so se è stata utile questa puntata oppure no, lo capiremo magari appena spegniamo. Ditecelo anche voi se è stata utile, a proposito del consenso, no? Esatto. Però non è un consenso, è capire se è utile o no, oppure se è un viaggio che è utile fare insieme. Lo scopo di questa trasmissione speciale proprio appunto mettere in circolo domande a cui nessuno di noi ha una risposta certa, e quindi mettere in circolo può aiutare ad alzare un po' più in alto l'antenna e trovare un'idea giusta che magari avverrà domani, non deve avvenire durante questa conversazione, magari avviene mentre dormiamo, magari domani durante la giornata, però serve proprio fra 15 anni. Queste cose qui, come tante cose che abbiamo fatto in radio, serve a questo, a muovere, a alzare l'antenna. E penso alzare che l'antenna, aspetta, alzare l'antenna e anche l'asticella, aggiungerei. Uh-huh. Perché non c'è bisogno di nessuna risposta in realtà. C'è bisogno di tante domande e basta. Le risposte, se arrivano bene, se no fa lo stesso. Però ogni 100 domande, se arriva una risposta va bene, ma se non arriva anche quella fa lo stesso. Però intanto ne hai già altre 100 di domande. Uh-huh. Non è che forse le domande sono fuori moda? Le domande sono un po' fuori moda, però adesso noi le riportiamo in moda. Le riportiamo. Le riportiamo da domani, troverete nelle boutique più importanti l'ultimo. Qual è il colore che va quest'anno, Francesco? Scusa la domanda, ma immagino che. Ti faccio questa domanda perché devono saperla anche loro. Ormai siamo amici con chiunque ha partecipato a questa conversazione, però Francesca è la persona che mi ha fatto scoprire più colori in poco tempo di conoscenza, cioè io non esistevo, non sapevo dell'esistenza del ben, qual è quel colore del ottanio, del blu, dell'ottanio. Cazzo, l'ottanio è una cosa che sono andato a casa con sta cosa dell'ottanio, me l'ho studiato, che poi ho capito che deriva dal petrolio, è tutta una storia incredibile. Comunque Francesca è una grande esperta di colori strani, e quindi qual è il colore che va quest'anno, Francesca? No, lo sai, il colore, questione di tessuto quest'anno, cioè? Tatto. le copelle.
Sì, ma Daniela, siamo in una deriva green, quindi ci sta che le coppelle... Le coppelle, qual è la differenza fra le coppelle? Il divano? Ma stai facendo una previsione per il 2021 o parli del 2020? Chi da chi? A chi stai parlando tu? A te, Francesca. No, è 2020. Ah, 2020 sì. È andato le coppelle, cioè il tipo il divano. Le coppelle, cioè le coppelle, che vuol dire? Quella che si cos'è le coppelle? È la pelle, però non è pelle vera. È il divano. Io ho il divano di tessuto, sono tu, che le coppelle. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa sulle coppelle, no, leggevo qui Stefano, bellissima iniziativa, grazie, totalmente atipica. Maria, ma il Vanta Black, cos'è il Vanta? Il Vanta Black lo sa, saprai. Vanta Black non lo so. Cos'è? Il Vanta Black è fuori dai diritti, sarà un colore il Vanta Black. Adesso non cerco Google, non vado su Google perché abbiamo... È un brano, una canzone. È un brano di metal. Ma non la possiamo mettere una canzone, vero Damiano? Ci tagliano il video se chiudiamo con una canzone. Non rischierei di buttare nel cestino questa cosa. Io quasi rischierei, ma non va bene. No, però ci sono rimasti due o tre cose da dire e dobbiamo dirle. La prima è una cosa che non tutti sanno, neanche dentro Lupo e Contadino, ma faremo sono belle queste cose. Faremo una puntata speciale. Perché la notte di Natale il Lupo e Contadino ha sempre fatto una puntata speciale, senza mai programmarla così tanto, però ho visto che da quando siamo nati, bene o male, c'è sempre stata una puntata speciale bella. Anche quest'anno Lupo e Contadino farà una puntata speciale a Natale e la stiamo preparando proprio per voi. Non è vero che la stiamo preparando, però la faremo la puntata speciale, giusto? Italia contente. Esatto. Questa era la prima cosa. La seconda cosa è che martedì prossimo ci saremo con questa diretta, Damiano. Ma chiediamo consenso. Qualcuno scrive di sì, qualcuno scrive di no. No, non ci manda per culo, ma va bene. Nessuno scrive di no, però ci potremmo essere martedì prossimo perché è una conversazione. Però. Solo con il vino la prossima volta, solo con il vino. Magari potremmo fare la prossima volta che introduciamo anche qualche ospite, perché un'altra delle caratteristiche mitiche della conversazione era appunto che ogni tanto avveniva un ospite conosciuto, magari uno dei saggi. Vediamo, inseriamo dentro e vediamo che succede. Qualcuno di voi, se vuole venire, mandateci un messaggio privato sulla nostra pagina Lupo e Contadino e magari vi inserite voi. La regola è portare una domanda segreta, tipo queste che sono state proposte stasera, buttarla in mezzo e vedere che succede. E la prossima volta la seconda regola è il vino. Senza il vino non si può entrare in questa stanza. Anzi, diciamo che la prima regola, la prima è il vino. Prima il vino, seconda la domanda. E poi se avete qualcosa, ma se no fa lo stesso. Il Vanta Black è il nome commerciale di un particolare materiale composto di nanotubi di carbonio, è il secondo materiale più scuro conosciuto, assorbente fino al 99, il divano quindi, delle radiazioni dello spettro, perché il divano deve avere questa caratteristica dell'assorbenza. Ma a mia memoria potevo usarlo solo un artista, volevo sapere se ora era fuori dai diritti. Ah, questo qui è una buona domanda. Che facciamo la rete, se il Vanta Black è fuori dai diritti, così da domani ognuno può usare il Vanta Black. Ciao Cinzia, andiamo. Ciao Stefano, ciao Maria. Prima di chiudere ricordiamoci l'estrazione. Infatti questa è l'ultima cosa che voglio dire, la più importante. Da ubriachi vengono sempre domande interessanti, vedremo. Sara ha capito tutto. L'ultima cosa che diciamo, se la regia può fare una inquadratura su Tony Mannaro però se la fai poi non si sente l'audio, com'è? No, su Tony, certo, qui va. Fai su Tony, ecco. Oh Tony, questo qui è proprio un capolavoro, Bello. C'è il titolo, ti ho messo il titolo che si chiama
Emilia, cavolo, questo qui lo compro io, quanto costa? Me lo compro io questo, anzi partecipo io al concorso. Come si fa a partecipare? Come si fa a vincere questo disegno? Bisogna mandare una foto di un'alba o di un tramonto entro martedì prossimo. Quando hai detto una foto ho pensato il peggio. Quindi una foto di? Un'alba o di un tramonto. Cazzo, io non lo posso giocare qui, non lo posso giocare. Da quale, qual è la mail? lupoecontadino@gmail.com. Ma la foto di un alba o un tramonto, ma poi posso, cioè, vabbè, si può prendere anche da internet? Perché dovresti prenderla da internet? Abbiamo parlato di cose che fanno piacere fare. Vere, di cose vere. Comunque è bellissimo il tuo disegno, Tony, veramente. Bello. Lo puoi mettere vicino? Metto vicino. Sì, volevo vedere un dettaglio. Avvicino un pochino le nuvole. Mazzo, studio di una nuvola. C'è sempre il lupo, c'è sempre il contadino, ci sono gli alberi, c'è il bosco. Cioè, fuori dal bosco! Ecco. Bene ragazzi, Francesca dovrebbe fare l'estrazione invece del disegno della scorsa settimana. Sì, sì. Francesca, sì, sì. Ce l'hai l'ampolla e ce li hai i foglietti di chi ha partito la scorsa settimana. La domanda era, Damiano, dammi la camera su di me, la prossima dammela uno. La volta scorsa la domanda era, che abbiamo fatto, mandateci una foto di voi nel bosco, dove di bosco, con bosco si intende quello che c'è dentro fuori dal bosco, cioè il luogo delle paure, quindi poteva essere un bosco vero e proprio, oppure poteva essere anche, non so, un sogno, una camera buia, una foto tutta nera, chissà. Adesso questo intanto passa così, non dico niente, però facciamolo passare così com'è. Bello però, devo dire che ha il suo perché. Fra l'altro volevo far vedere una cosa. Quando sei pronta, Francesca, tu dimmelo, Sì, sì. Questo, guardate qui. Molto bello questo libro. Se volete lo trovate sul nostro sito Produzioni della Base. Sei pronta, Francesca? Sono pronta con l'ampolla. Okay. Abbiamo allora un vincitore, fra qualche minuto avremo un vincitore, però lascerei condurre questo momento a Tony. Abbiamo ancora il disegno, è bellissimo. Ah, ma guardate un po', ma finora c'è stato... Me ne sono accorto ora, l'avete lasciato per tutta la diretta, Tony Paraculo Mannaro. No! Bravi, grazie, gli amici. Gli amici. È stato estratto, Francesca, hai estratto? Sì, ho estratto. Ha estratto il nome... Di Sara. Sara, vediamo, non si vede, non si avvicina, vede. Avvicina. Avvicina lo schermo. Eccolo. Avvicina lo schermo. Sara, è lei. Sara, si vede. Sara ha vinto il disegno di Tony, che ce l'hai lì vicino? No. C'è la Francesca. La Francesca, va bene. Comunque Sara ha mandato questo... Ha mandato una foto di lei che si sta possiamo dirlo, sì. Possiamo dirlo, sì. Comunque, ha mandato una foto, il bosco di Sara è il vuoto. La paura del vuoto, la paura di saltare nel vuoto. E ci manda una foto bellissima di lei che fa un salto
credo in una piscina, da un trampolino di una piscina del mare, non lo so, comunque fa un salto nel vuoto. Il suo attraversamento del bosco è questo qui. Grazie Sara e complimenti, hai vinto il disegno. Quando dico questa cosa mi sembra sempre di sentire i peggiori programmi televisivi della Fininvest degli anni Ottanta, però comunque hai vinto, lo dico anche con quell'espressione lì, no? Sara, hai vinto, ok, perché è giusto, Sara vince una set di pentole e il disegno di Tony Mannaro, bellissimo, in cui si vede Cappuccetto Rosso e il lupo da bambino, meraviglioso. Il Vanta Black è il nero più nero, con questa cosa... Il nero più nero che ci sia, abbiamo dovremmo scoperto. Mettere Painted Black adesso a discapito della censura. No, dice che non si può fare. Immaginate di ascoltare Painted Black. Sara, fra l'altro è in ascolto, è appena commentato. È lei. Sara, hai vinto tu, che è in diretta. L'effetto sonoro, una colla, abbiamo un personaggio, il personaggio per Sara. Aspetta che ti inquadro. Ecco Sara, ecco. Questo è per te. Vai. Questo è per te. Ciao. A martedì allora, prossimo. Li salutiamo con una lettura che avevo fatto tanto tempo fa in radio, I boschi del Maine di Henri David Thoreau. Sono qualche minuto, è molto bella. Buonanotte ragazzi e ragazze. E ragazze, certo. Buonanotte a tutti, grazie. Strano che così poche persone vengano nei boschi a vedere come il pino vive e cresce sempre più in alto, sollevando le sue braccia sempre verdi alla luce, a vedere la sua perfetta riuscita. I più, invece, si accontentano di guardarlo sotto forma delle tante ampie tavole portate al mercato e considerano quello il suo vero destino. Ma il pino non è legname più di quanto lo sia l'uomo ad essere trasformato in assi e case. Non è il suo impiego autentico e più elevato, non più di quanto lo sia per l'uomo essere abbattuto e trasformato in letame. C'è una legge più alta che riguarda il nostro rapporto con i pini, quanto quello con gli uomini. Un pino abbattuto, un pino morto, non è un pino più di quanto le spoglie di un defunto siano un uomo. Si può dire che colui che ha scoperto solo alcuni dei pregi dell'osso di balena e dell'olio di balena abbia scoperto il vero scopo della balena? O che colui che abbatte l'elefante per l'avorio abbia visto l'elefante? Questi sono solo utilizzi meschini e accidentali. Proprio come una razza più forte ci uccidesse allo scopo di fare bottoni e pifferi con le nostre ossa. Perché ogni cosa può servire uno scopo più vile oltre che uno più elevato. Ogni creatura è migliore da viva che da morta. Uomini e alci e alberi di pino, e colui che lo comprende appieno preferirà conservarne la vita che distruggerla. È il boscaiolo allora a essere amico e amante del pino, a stargli più vicino di chiunque e a comprendere meglio la sua natura? È il conciatore che gli ha tolto la corteccia o chi ne ha ricavato la trementina a entrare nelle fiabe dei posteri come colui che alla fine venne tramutato in un pino? È il poeta. È colui che fa del pino l'uso più sincero, che non lo accarezza con un'ascia, né lo sollecita con una sega,
che sa se il suo cuore è falso senza inciderlo, che non ha comprato la licenza di abbattimento dall'amministrazione cittadina. Tutti i pini rabbrividiscono ed emettono un sospiro quando quell'uomo mette piede nella foresta. No, è il poeta che li ama come la propria ombra nell'aria e li lascia in piedi. Sono stato in segheria e in falegnameria e in conceria e alla fabbrica di nero fumo e alla raccolta della trementina. Ma quando da lontano ho visto le cime dei pini ondeggiare e riflettere la luce al di sopra del resto della foresta, mi sono reso conto che non è quello citato l'uso più elevato del pino. Non sono i suoi ossi o la sua pelle o il suo grasso che amo di più. È lo spirito vivente dell'albero, non lo spirito della trementina, con cui sono solidale e che guarisce i miei tagli. È immortale quanto lo sono io, e forse andrà altrettanto in alto in paradiso, dove ancora svetterà sopra di me. Dai boschi del Maine, Henry David Thoreau.